Buongiorno, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la nostra informazione. Benvenuti a TG Prima. In apertura, in Italia, archiviato il periodo delle festività, tornerà il sistema per fasce gialla, arancione e rossa. In attesa del report settimanale della cabina di regia, che arriverà sul tavolo del Ministero della Salute questo venerdì, il 7 e l'8 gennaio, tutte le regioni saranno collocate in fascia gialla. Ciò significa che in queste date bar e ristoranti chiuderanno alle ore 18 con consegne a domicilio consentite fino alle ore 22, mentre i negozi resteranno aperti. Da sabato 9 e domenica 10, quando il ministro Speranza firmerà le nuove ordinanze, invece scatteranno restrizioni di tipo arancione o rosse nelle regioni con un indice alto di diffusione del virus. E torna centrale il tema della scuola in Italia. Dopo un duro scontro tra governo e regioni sulla data di apertura delle scuole superiori in presenza, si è giunti finalmente ad un accordo ufficiale dall'11 gennaio, anche se il capo delegazione del PD, Dario Franceschini, aveva proposto di rinviare l'apertura almeno al 15 o più probabilmente al 18. Le ministre di Italia Viva e la titolare del Ministero dell'Istruzione Lucia Azzolina invece hanno spinto per un'apertura immediata, appena dopo l'Epifania. La riunione notturna è durata quasi 3 ore, iniziando alle ore 22 di ieri sera, poi nella notte un accordo tra le parti che forse ha scontentato un po' tutti. Per il PD le scuole superiori al 50% di presenza non sono fattibili prima del 18 gennaio, per le ministre Bellanova e Bonetti invece il rinvio è segno di un caos inaccettabile. Non si doveva arrivare a questo punto quando l'abbiamo detto da mesi che le scuole avrebbero riaperto a gennaio. E l'unità di crisi della Regione Campania si è riunita per un'analisi dettagliata dei dati epidemiologici in relazione alla possibilità di un ritorno in presenza a scuola al termine delle vacanze natalizie. Sulla base di tale analisi e della relazione che confluirà in un'ordinanza entro la mattinata di domani, è stato deciso che le scuole in Campania riapriranno lunedì 11 gennaio 2021. In tale data potranno tornare in classe gli alunni della scuola dell'infanzia e delle prime due classi della scuola superiore, esattamente come era prima della chiusura delle scuole per la pausa natalizia. A partire dal 18 gennaio sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale la possibilità del ritorno in presenza per l'intera scuola primaria e, successivamente, dal 25 gennaio per la secondaria di primo e secondo grado. Cambiamo argomento, consueto bollettino dell'Unità di Crisi Nazionale della Protezione Civile sui contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Si sono registrati 10.800 nuovi casi su 77.993 tamponi processati e 348 sono i morti. Il tasso positivi test è pari al 13,8%, le terapie intensive calano di 4 unità ed ora sono 2.579 ed i ricoveri ordinari sono in aumento di 242 unità che attualmente sono 23.317. Aumenta invece, seppur di poco, il numero dei positivi Covid oggi nella regione Campania. Sono infatti 747 nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore. In totale, nell'ultima giornata sono stati effettuati 6.743 tamponi, facendo registrare un leggero aumento della percentuale di incidenza. Sono registrati anche altri 31 decessi, di cui 7 nelle ultime 48 ore e 24 nei giorni scorsi. Superiore ancora il numero dei guariti, 1.044. Per quanto concerne invece il report posti letto su base regionale, su 656 disponibili in terapia intensiva, ne sono occupati 96. Per quanto riguarda invece i posti letto di degenza occupati, sono 1.377 su 3.160 tra offerta pubblica e privata. Ci sono differenze regionali significative, ma questa mattina siamo oltre 180.000 persone vaccinate, un numero tutt'altro che rilevante. 2 giorni fa erano 84.000, significa che in 48 ore abbiamo vaccinato 95.000 persone. Lo ha detto questa mattina Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e componente del Comitato Tecnico Scientifico, durante la trasmissione Agorà su Rai 3. L'Italia, ha aggiunto, è il secondo paese in Europa per numero di vaccinazioni fatte. Siamo partiti il 31 dicembre e siamo al 5 gennaio ed è troppo presto per fare bilanci negativi, ma le differenze sicuramente vanno colmate.
Vedere la percentuale dei tamponi positivi risalire fino al 17% deve allertare, così come deve allertare il numero di posti letto occupati nelle aree mediche e terapie intensive, che non è più quella che vedevamo nei giorni scorsi. Questo deve indirizzarci verso il mantenimento di una grande attenzione che è anche alla base delle misure prese nelle ultime ore. I dati, ha poi concluso Franco Locatelli, ci dicono che c'è ancora una circolazione sostenuta del virus ed è questa la ragione dei provvedimenti previsti fino al prossimo fine settimana. E cambiamo argomento, arriva un'offerta di lavoro per Gianni Lanciano, il rider rapinato qualche giorno fa del suo motorino a Napoli da 6 ragazzi che sono stati già quasi tutti arrestati in sole 24 ore. Gianni, 52 anni, è padre di 2 figli ed è stato costretto ad improvvisarsi rider perché non riusciva a trovare lavoro nel suo campo. E da Ottaviano arriva l'offerta per un lavoro da macellaio da parte della famiglia Bifulco, proprietaria di un'azienda importante nel napoletano. Siamo pronti ad assumere Gianni Lanciano ed anche altri, ha spiegato Bifulco. Cerchiamo professionisti del settore della macelleria e della gastronomia. Saremmo contenti di poter esaudire il desiderio di Gianni, di dargli un'opportunità dopo il brutto periodo che ha trascorso. Sull'argomento si è anche espresso il primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris. Ascoltiamolo in questo servizio. Ma come ho scritto stamattina, è una vicenda inqualificabile, vergognosa, indegna e criminale. Tutta la mia solidarietà al lavoratore derubato e aggredito. Però questa vicenda non deve farci dimenticare che non c'è solo l'episodio criminale, è un fatto di ordinaria criminalità, se vogliamo. Ci deve far riflettere su come queste persone lavorino in condizioni certe volte anche precarie, difficili e non in sicurezza, e anche come la pandemia sta provocando sempre di più una desertificazione delle nostre città e di come sia necessario un maggior controllo del territorio, perché se la gente non c'è per strada, le strade rischiano di diventare luoghi di scorribande criminali. Questo l'ho detto sin dal primo momento, da molti mesi, e credo che su questo ci sia una sottovalutazione. Restiamo a Napoli. Dopo 11 mesi di attesa ripartono le linee 2 e 4 del sistema tranviario di Napoli. Nello scorso gennaio, infatti, era stata ripristinata la linea 1 da Poggioreale a Piazza Municipio. Fu l'assessore comunale ai trasporti, Enrico Panini, ad assicurare che entro febbraio sarebbero partite anche le altre 2 tratte, ma si è dovuto attendere un bel po' prima di vedere altri risultati, complice la pandemia da Covid e i lavori in via Marina. Adesso le 2 linee partiranno dal deposito di San Giovanni a Teduccio senza possibilità, almeno per il momento, di allungare la linea 1 per farla arrivare fino a Mergellina, così come avveniva nell'era precedente ai lavori della metropolitana. Ma in merito ascoltiamo le voci dei protagonisti e del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Riparte l'intera rete tranviaria della città. Lo scorso anno abbiamo attivato la linea 1, adesso riattiviamo le linee 2 e 4. Quindi la linea di collegamento di San Giovanni con Piazza Municipio e la linea di collegamento di San Giovanni con Piazza Nazionale. Dei servizi molto importanti, noi abbiamo una flotta tranviaria molto nutrita, abbiamo 36 tram complessivamente. Di questi ne metteremo in circolazione circa la metà nell'arco di un mese e mezzo, per offrire un servizio sempre migliore sulla direttrice appunto di adduzione dal bacino orientale verso il centro. Sulla frequenza della direttrice costiera 10 minuti, la frequenza diversamente della linea da San Giovanni a Piazza Nazionale intorno ai 20 minuti. È un risultato complicato, non facile, ma importante, che dà il segno di quanto sia viva questa azienda, a cui non abbiamo mai fatto mancare il nostro supporto e mai lo faremo mancare, ma soprattutto è un servizio che ritorna ai cittadini, che sentivano la mancanza del servizio che andava da San Giovanni a Municipio e da San Giovanni a Piazza Nazionale. Un altro risultato importante a cui seguirà quello del filobus da qui a qualche giorno, quindi siamo soddisfatti e ci tenevo a venire qui per rappresentare il mio ringraziamento all'azienda, alla dirigenza, alle lavoratrici e ai lavoratori di ANM. Quelle somme che provvisoriamente sono mancate in bilancio per far quadrare i conti, sono e verranno, come ho detto all'azienda, recuperate immediatamente, quindi non ci sta nessun problema di natura di cassa e non ci sarà nessun problema di bilancio e finanziario. Noi abbiamo buttato il sangue per salvare questa azienda,
Adesso che ci siamo rinforzati, perché i servizi stanno riprendendo, dovrà correre ancora di più. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha effettuato la sua abituale diretta social settimanale. Questa volta ha parlato delle disposizioni approvate in data 31 dicembre, ma ascoltiamo un estratto delle sue parole in questo servizio. E come da impegno preso anche personalmente, abbiamo affidato più di 500.000 di interventi sulle strade cittadine che oggettivamente necessitavano di lavori di manutenzione, perché versano in condizioni sicuramente molto precarie. Abbiamo anche affidato i lavori per completare l'edificio del convento di San Generoso, che oggi ospita soltanto gli uffici del comando della Polizia Municipale, ma in prospettiva, completando appunto l'ala che ancora doveva essere oggetto di lavori, e beh, in prospettiva ospiterà altri uffici comunali, anche per allungare un po' la città. Noi dobbiamo riempire di contenuti, anche di servizi, luoghi che non siano solo e soltanto in centro città. Abbiamo anche affidato lavori di intervento, di manutenzione del castello. Guardate, io ho sempre detto che noi abbiamo un po' di risorse culturali, artistiche, oltre che naturali, dobbiamo investire per il recupero di queste nostre risorse, di questi nostri valori, e lo abbiamo fatto con un intervento che si aggiunge agli altri, non è definitivo, però interveniamo sul camminamento del castello, un altro piccolo tassello che sicuramente farà contenta una parte di città. Lavori anche per il centro sociale Samantha della Porta, per cui in prospettiva abbiamo un interessante progetto che porteremo a termine. Nel frattempo sicuramente c'era bisogno di effettuare lavori di manutenzione sugli impianti e non solo, e quindi li abbiamo affidati. Abbiamo anche sottoscritto convenzioni con associazioni, protocolli d'intesa per la verità, con associazioni di protezione civile e ambientaliste, ad esempio per controllare la vicenda relativa agli abbruciamenti, per controllare le aree verdi e anche per presidiare un po' il nostro territorio cittadino, perché l'aiuto dei volontari sicuramente contribuisce a monitorare meglio il territorio e anche a controllarne l'ordine e il rispetto delle regole. E adesso il punto sui contagi per quanto concerne la provincia di Caserta. Infatti sono 110 i nuovi positivi al coronavirus, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL di Caserta. I tamponi effettuati sono stati 709, per una percentuale di incidenza che aumenta al 15,5% rispetto al 9 del giorno precedente. Si segnalano purtroppo altri 10 decessi in provincia, e più precisamente nei comuni di Aversa, Caserta, Giano Vetusto, Portico di Caserta, Sessa Orunca, Villa Literno e ben 3 a Casal di Principe. Dall'ultimo bollettino si segnalano anche 231 persone guarite, ed i comuni con il maggior numero di attualmente positivi sono Aversa con 268 attualmente positivi, Maddaloni con 253, Marcianise con 241 e Caserta con 231. Ieri sera, verso le 19.30, una squadra di vigili del fuoco proveniente dalla sede centrale del comando è intervenuta sulla strada statale 700 nelle vicinanze dell'uscita di San Prisco per un incidente stradale con 3 autovetture coinvolte. Una volta giunti sul posto, lo scenario che si presentava ai soccorritori era abbastanza complesso, con le 3 auto ridotte a lamiere contorte, e al riguardo sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per stabilirne le cause. Il tragico incidente ha provocato la morte di un avvocato di 56 anni, proprio residente nella cittadina casertana, e sono tanti i messaggi di cordoglio di chi ha conosciuto sia professionalmente che privatamente la vittima, Gerardo Lopresti. Le prime parole sono di Alberto Martucci, presidente dell'Associazione Avvocati di Caserta. Desta sgomento la notizia della morte improvvisa e prematura dell'amico e collega, l'avvocato Gerardo Lopresti. L'Associazione Avvocati di Caserta e tutti i colleghi del foro esprimono il loro più sincero cordoglio e formulano le più sentite condoglianze ai familiari. Adesso cambiamo argomento, perché è il momento dello sport.
dopo la vittoria di Cagliari torna la Serie A e domani il Napoli scenderà in campo per dare continuità ai risultati, sfruttando anche il calendario che proporrà in campionato 6 medio-piccole di fila, ed in questa giornata in particolare la sfida tra Milan e Juventus che può cambiare le distanze nell'alta classifica. Gli azzurri dovranno confermare l'ottimo approccio avuto domenica in trasferta in Sardegna, anche contro lo Spezia, non snobbando la squadra di Vincenzo Italiano, che finora è stata tra le squadre più convincenti sul piano del gioco. Gennaro Gattuso dovrà fare ancora a meno di Kalidou Koulibaly, Dries Mertens ed ovviamente di Victor Osimhen, ma il completo recupero di Diego Demme può portare a rotazioni anche a centrocampo con l'ex Lipsia in coppia con Bakayoko. In attacco potrebbe toccare a Politano con Zielinski ed Insigne dietro Petagna, con Lozano dunque come cambio offensivo, ma non è escluso anche l'impiego di Elmas sulla tre quarti. In difesa, davanti a Meret, Isai potrebbe dare riposo a Di Lorenzo o più probabilmente a Mario Rui, con Rachmani che insidia uno tra Manolas e Maximovic. L'appuntamento è fissato per domani alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. E con lo sport, con il Napoli, eravamo in chiusura, era la nostra ultima notizia. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata sui nostri canali.